marzo, si avvicina ormai il 25 aprile, siamo al 24, il giorno prima, e abbiamo già iniziato la gran cassa, ragazzi. Landini ieri da Floris: se i nostri nonni non avessero sconfitto il fascismo, ci saremmo ancora sotto. Landini, non ne posso, ma lo sappiamo benissimo, il fascismo è stata una porcheria, una merda, lo sappiamo, ma che vuol dire se i nostri nonni non avessero sconfitto il fascismo? Alcuni volevano il comunismo all'epoca, il comunismo, porca puttana, la vogliamo dire questa cosa o no? Che all'epoca c'era una marea di gente che voleva i comunisti, e che cazzo, forza! Ma ancora una cosa molto precisa, che se non ci fosse stata la lotta di liberazione, se i nostri padri, esatto, i nostri nonni non avessero sconfitto il fascismo e noi siamo gli americani con la K, diciamo. È grave non dirsi antifascisti. Adesso facciamo il DNA alle persone, facciamo così, decidiamo che le persone devono dichiararsi antifascisti quando nascono. Cioè, quando nascono, i genitori devono scrivere bambino antifascista. Facciamo così direttamente. Volete questo? Volete la dichiarazione di antifascismo da tutti preventivamente per qualsiasi cosa? Ma che è sta stronzata? Una cosa mistificatoria, una cosa propagandistica, lo capisci o no? No, porca puttana, vai. Se c'è la democrazia è perché ci sono gli antifascisti che si sono uniti tutti, dai cattolici ai comunisti, socialisti, a tutti gli americani, quelli che non erano fascisti, però, e ci hanno dato la libertà. Oggi non cogliere questa cosa e addirittura far fatica a dire che si è antifascisti e non essere in grado di dirlo, io penso che sia la cosa più grave in assoluto. Loro hanno giurato sulla Costituzione che antifasciste hanno potuto essere in Parlamento perché c'è la democrazia che ha permesso ai cittadini di votare. Ma scusa, ma perché la Meloni dovrebbe dire di essere antifascista? Saranno cazzi suoi, ha giurato sulla Costituzione. No. Qua ti sbagli. Allora, mi dispiace molto che il mio amico Aldo Cazzullo, che perché mi dispiace, si può essere anche in disaccordo ogni tanto con Cazzullo, per carità. Adesso di Dio, attacca pure Cazzullo. Mio amico Cazzullo. No, ma io attacco le parole, non la persona. Io attacco le parole, la persona mai. Cazzullo, che qua ogni tanto viene, ma è, ovviamente le porte sono sempre aperte, figuriamoci. Viene molto poco perché giustamente centellina le sue presenze in questo tipo di lei contenitori. Anzi, io gli consiglio, con tutto il bene che gli voglio, di venire, ovviamente quando vuole lui mi chiama ed è seduto, ma gli consiglio di non venire. Siccome gli sono amico e gli voglio bene, ma perché? Consiglio a Cazzullo di non venire. Scusa, ma che cazzo dici? Io sono l'unico conduttore. Però dice che la Meloni si deve dire antifascista. Ma perché? Che si deve dire antifascista? Ma Meloni è antifascista da quando è in Parlamento. Te lo ha detto anche Cazzullo. Che è una stronzata, Cazzullo, che è un moderato, che è una firma del Corriere. Lo dico con affetto, caro Aldo. È una stronzata. Non c'è nessun affetto in quello che dici. Affetto. Vai. Se la Meloni dice sono antifascista, poi parliamo delle cose che ci stanno a cuore. La sanità pubblica che non funziona. Dicono i problemi sono altri. Certo che sono altri, la sanità, la scuola, i prezzi che salgono, il debito pubblico che sale. Non vediamo l'ora di poterci confrontare con la Meloni su queste cose. Sono antifascista e non ne parliamo più. Non ho capito, la Meloni non sarebbe abilitata a discutere con Cazzullo, non so con chi, di debito pubblico, di sanità, se non si dichiara antifascista? Ma siamo all'impazzimento totale. Cioè, secondo Cazzullo, se non ho capito male, sostanzialmente la Meloni non è abile, cioè non può parlare con uno, non può interloquire, non può discutere se non si dichiara prima antifascista. Ma ci sono state... è una precondizione, scusami. Daniele Capezzone, buonasera. Buonasera, come andiamo? Comandiamo. No, però c'è un'emergenza. Qual è? No, guarda, qui bisogna fare qualcosa perché sta cosa dei pitbull, dei dogo e dei Parenzo è eccessiva. Perché la violenza con cui Parenzo ha aggredito la Gruber è inaccettabile. Cioè, queste ginocchia che sbattevano a terra, questa fronte che sbatteva sui talloni della Gruber. Troppa violenza così. Chiariamo subito una cosa: un colpo di mento sulle ginocchia. Basta violenza. C'è una notizia che mi ha colpito moltissimo in questi ultimi troppa giorni. Violenza. Angelucci, l'editore del dottor Ma guarda Capezzone, che te se compra, se è stato, avvistato allo stadio a vedere una partita. Se il dottor Angelucci avesse anche 5 minuti io mi metto a piangere. Allo stadio è andato Angelucci. Simulazione. Benissimo. Perché non vai in Parlamento? I commenti
stessi quando lo vedono gli devono chiedere i documenti, perché non sanno chi cazzo io è, perché non lo hanno mai visto. Ti invito a un poco di cautela, lo troveremo sul Libero. Guarda questo? Che c'ho un lancio agi sotto mano in cui si parla di un interesse del gruppo Angelucci per la 7 e in particolare per le fasce del mattino della 7. Quindi sarei costretto poi a un trattamento Angelucci. Gruber. Fai il trattamento Gruber. Trattamento, quando arriverà l'editore Angelucci, sarai lì a dire io sono sempre stato. Che vergogna! Io vorrei alzati in piedi se sei un uomo. Io vorrei semplicemente che il dottor Angelucci, ma domani lo leggeremo su Libero sicuramente, dove ci sarà un'esortazione a un signore pagato dallo Stato a che si rechi nel suo posto di lavoro. Però è andato allo stadio, dottore. Però è andato allo stadio. Dopo che tu hai fatto, non mi dire cosa. A vedere la Lazio, cosa sta a vedere? Dopo che tu hai fatto, non mi far dire cosa perché è porno. Quello che hai fatto alla Gruber, stadio, adesso ti permetti di fare il fenomeno con l'editore degli altri. Ma che persona sei? Abbiamo presentato il libro. Se avessi due minuti di tempo, c'è modo di presentare il libro. Non è che bisogna per forza strisciare. Hai presentato il libro. Che polemica c'è da fare? Ma rialza di quei pantaloni ora che hai presentato sto libro. Guarda che coi pantaloni abbassati non va bene. Io credo che il giorno in cui i commessi della Camera vedranno in faccia il dottor Angelucci, lo abbracceranno. Gli diranno ma quel Parenzo che fa il lecca culo, se lo compri e se lo mette in giardino, che gli fa albero di Natale oppure come nano da giardino di Angelucci e svolge una funzione socialmente. Sei scandalizzato per questa cosa del conduttore di Radio Rai Zanchini che ha dato Una domanda preliminare, Parenzo, lei è ebreo? Lo sanno anche i sassi. E se fosse lei stata ospite, se fosse stata la senatrice Segre ospite, facciamo i seri. Se fosse stata la senatrice Segre, secondo te il conduttore di Radio 1 avrebbe detto lei è ebrea? Credo di sì. Conoscendolo perché bisogna sentire anche la verità è che a una donna di destra si può dire qualunque cosa contando sul fatto che Parenzo, stando con le ginocchia a terra con la Gruber, non si rialzi in tempo, capito? Cioè tu stai dicendo che lui si è permesso di dire al senatore Ester Mieli neanche, guarda, non c'è nessuna cattiva intenzione. Senatrice. Io non attribuisco cattiva intenzione a nessuno, bravo, per definizione, è automatico per voi. Esattamente come Parenzo sta in ginocchio con la Gruber e in piedi con Angelucci allo stadio stava in piedi. Senti, lo fermano i commessi. Se dovesse andare alla Camera lo fermerebbe, mi dico scusi, e gli dicono compra da sto Parenzo, mettetelo in giardino come la fai, fa la pipì come Fontana. Ma tu lo vedi ogni tanto? No, se lo vedi digli da parte, dice guarda Parenzo ti vorrebbe vedere una volta sola. Attenzione, alla musica, avrà due minuti. Capezzone pretende una musica di quelle leggere. Vai. Ma sì, sono commosso, sì, veramente questa mattina non riuscivo a trattenere le lacrime della commozione, dell'emozione. Che è successo? Perché sulle cronache milanesi al Corriere della Sera, poi vi dirò di che si parla di una insegnante che ora in questo momento è occupata altrove, non può. Grazie a lei mio figlio ha divorato i Promessi Sposi, è ancora molto brava a far appassionare i ragazzi ai libri. Noi genitori eravamo entusiasti della sua presenza, è stato un dispiacere perderla come professoressa. Stiamo parlando di Ilaria Salis e voi capite che entrano i violini, no? Capisci? Proprio entrano gli archi, la musica eccetera. Ora io non dubito che sia stata e tornerà a essere un'insegnante fantastica, però tu capisci
anche qui fosse stata un'accusata a destra, di fare parte di una banda, banda del martello, l'avrebbero presentata come una poetessa, che soffre, eccetera. Ma hai capito? È questo doppio standard che non vi rende più credibili, capito? Voi fate i gattini con le Gruber e fate le tigri con, capito, con gli angelucci, eccetera. Questa è la cosa, è tutto così. Fai le fusa, fai le fusa che arriva la Gruber, fai le fusa che arriva. Ma non è un politico, non è un editore, non è un politico la Gruber, ci sarebbe da discutere. Ma poi scusa, qual è la proposta? Che volete fare? No, ma andiamo alla sostanza. Qual è la proposta? Che volete vietare il porno? Cioè, nell'anno di grazia 2024 volete fare la censura del porno? Se tu avessi letto il libro, no, lo chiedo a te, qual è la tua proposta? Cioè, la tua proposta è... Io credo che l'accesso ai siti porno, l'accesso ai siti porno debba essere certificato, quindi se non hai 18 anni quindi non ci puoi aspetta andare, fermo un attimo, come di noi, cioè, aspetta un attimo, quindi tu prendi un ragazzo di 15 anni, gli chiudi col lucchetto l'accesso al sito e pensi fermo parental control, non si chiama, fermate un attimo che forse capisci come la Fusani anche oggi capisci, domani quando va alla camera Angelucci ce la fai a stare buono un attimo, sveglia. Allora tu chiudi l'accesso a quel sito e secondo chiediamo te Angelucci di fare una legge su questo, e secondo te possiamo chiederglielo di fare Guarda Angelucci, facci una legge fa una cosa su questa vicenda del porno, il te plug, lo chiedo per... allora il non plug anale mettilo un attimo in bocca e lascia il plug anale, il plug anale mettilo un attimo, fanne uso orale, e ti sto domandando per favore, tu quindi chiudi l'accesso a quel sito e secondo te il quindicenne non riceve materiale porno, quindi non va su Twitter, non va su Facebook, non va su Instagram, non va sulle chat, non va su Telegram, proibito, ma dove cazzo vivete? Ma dove cazzo vivete? Allora, mentre tu fai mentre tu fai il progetto di legge eccetera, il quindicenne ti ha messo il plug anale in bocca. Ma l'hai capito? No, siete nell'altro secolo. Di legge prima state parlando delle carrozze a cavallo, capite un cazzo. Allora, scusami, però io devierei un attimo sulla vicenda Scurati, che vi ha impegnato molto, ci ha impegnato molto in queste ore, perché è vero che non gliene frega un cazzo alla gente normale della vicenda Scurati, però noi riempiamo. Ma l'hai vista la scena? Dice: esco di casa, mi guardo a destra, destra, non riconosce nessuno. L'ultimo che ha creduto di riconoscere era un tifoso del Milan che l'ha preso per uno dei Tele Lombardia, dice: allora, ma chi prende come allenatore il Milan l'anno prossimo? E quello dice: questo è un complotto della Meloni che non mi riconoscono, delegittimano gli intellettuali. Ma tutto è tutto così, ma ragazzi, scusate ma lui dovrebbe io lo dico per l'ennesima volta, dovrebbe accendere un cero, solo che non lo fa perché deve un cero a quelli della Rai, ma accenderlo, ma tu ti rendi conto, non ne avrà bisogno, come dici tu, della enorme pubblicità di questi giorni, interviste alla RD in Germania, è tradotto in tutto il mondo, no, dovrebbe accendere un cielo a questi cretini, secondo me, non so chi è io posso dirti una cosa, te lo ripeto per l'ennesima volta, il terzo fratello Rosselli, no, il terzo dovrebbero fare telescurati, la Meloni piglia il 50% con telescurati. Ma intanto ma però ne ha parlato. Ma guarda un'emergenza intanto, c'è. Il risultato è un'emergenza c'è. L'unica l'emergenza sai qual è? L'emergenza è che non avete un filo di senso dell'umorismo, la scena di Scurati che arriva tutto emaciato, tutto bianco sudato, come un panno lavato, vestito di scuro, l'occhio spiritato, la boccuccia a culo di gallina, Molinari che ricordavo come un uomo laico che lo guarda come Bernadette nella grotta di Lourdes e dice: sono minacciato, mi hanno messo un bersaglio in fronte. Ridere, cioè, non vi crede nessuno, ma chi l'ha minacciato? Chi l'ha minacciato? Sotto casa. Senti, io sotto gli ultimi fascisti, che vedo sono quelli che vanno ad attaccare la polizia a Torino, quelli vedo gli unici violenti veri, l'unico pericolo vero è lo corrono i poliziotti oggi, assaltati da quattro scalmanati delinquenti, non lo dice nessuno naturalmente, questo è il punto. Senti, voglio chiederti un'altra cosa, un'ultimissima cosa sulla vicenda di un dottore che si chiama Raimo, che è un
un professore. Ora, la cosa incredibile è questa. Ah, aspetta, ti do una notizia. Ti do una notizia. Domani Christian Raimo sarà all'Aria che tira in diretta. Ma è sempre, sempre te fisso. È candidato, grazie al cazzo. Questi qua. Questi candidano una che forse ha picchiato, forse non lo so, ha partecipato a un gruppo. Ha partecipato a un gruppo che forse voleva picchiare, anzi, sicuramente il gruppo voleva picchiare i neonazisti. È quello che dice che vanno picchiati. Se Parenzo è un uomo, ci deve già dire come hanno organizzato le telecamere, perché domani Raimo sta in studio 4 minuti, poi si alza. Allora hanno già organizzato un cameraman che lo segua nei corridoi. Il microfonista gli dice: tieni il microfono acceso, così facciamo la scenetta. È tutto già così. Non credete a niente, è tutto falso, è tutto finto. Quella è Quinta Repubblica o Quarta Repubblica? Che Repubblica è quella lì? Quinta o Quarta? Scusami, ma uno ha diritto di dirsi fascista, secondo te? Ma uno può dire quello che gli pare. Parenzo può fare i servizietti ai suoi ospiti, e quell'altro si può dire quello che crede. Beh, è un po' diverso, però, se mi permetti. Cioè, il fascismo è stato un crimine. Se uno dice che sei fascista, come fai? I carabinieri, vuoi mandare i carabinieri a Magliaro? Vuoi mandare i carabinieri a. Se mi posso permettere. Sarebbe comunista, te lo puoi dire. Io sono comunista, con l'orgoglio, quello si può dire. Bravo. Quello fascista non lo può dire. Ma come ragionate? Su questo saremo. Guarda, su una cosa siamo d'accordo. Aspettiamo con ansia una proposta di legge a firma Angelucci. Una sola, anche sul caffè. Caffè da servire in tazze di vetro. Anche sul caffè. Una cosa, su qualunque cosa. Ne puoi presentare una, Angelucci? Una sola. Sì, una quella sulla semi-infermità mentale di Parenzo. Questa sarà votata all'unanimità, capito? Grazie, Daniele. Ciao. Grazie. Ciao, caro. Ciao.